bentornato. Oggi è mercoledì 23 marzo 2022. Ti auguro una buona giornata. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Dall'amicizia all'amore il passo è breve. Irritati da uno scambio d'opinione con un collega che pretende di saperne più di voi, dopo la sfuriata vi rifugiate in una torre di silenzio, aspettando la persona davvero sensibile che vi venga a stanare. Coinvolgente il rapporto di coppia, complice la luna all'opposizione, ingentilita dai trigoni di Giove e Mercurio, un pizzico di gelosia dà quel gusto piccantino all'amore, due, però, lo rendono stomachevole. Un consiglio spassionato vi arriva dagli amici particolarmente affettuosi nei vostri confronti, forti del loro master in arte amatoria e con le antenne sviluppatissime, vi insegneranno mosse da maestro per far capitolare chi prima vi ha stregati e ora se la dà a gambe. Chiarimenti inutili e infruttuosi nella coppia che potrebbero degenerare anche in litigi e contrasti di notevoli entità. I chiarimenti non servono, anche per i ritorni d'amore o questi chiarimenti non ci saranno o saranno inutili e dannosi. Incapacità per i single a rimediare alle cattive impressioni che gli altri si sono fatti di loro. Non siate precipitosi. Prima di valutare una persona verificate se i fatti corrispondono alle parole. Oggi, potendo, aiutate qualcuno, il bene si diffonderà intorno a voi. L'amore tende a darvi preoccupazioni, ma sono del tutto infondate. Dopo le nuvole il sereno tornerà presto nel vostro cuore. Potreste ricevere per errore una telefonata o un messaggio, non illudetevi che sia qualcuno che abbia fatto finta di sbagliare. Si tratta di un vero errore. I single avranno ottimi momenti in cui potranno fare nuove conoscenze, alcuni possono essere effettivamente interessanti. Ma meglio procedere a vista e non lasciarsi andare subito. Se il vostro partner oggi vi sembrerà ambiguo lasciate fuori della porta ogni sentimento di gelosia e distraetevi, inutile fissarsi su cose che poi non hanno riscontro nella realtà. Non guardatevi sempre indietro, è il momento di guardare avanti e se necessario voltare pagina. Buona la prima mattinata per i nati di mercoledì, mercoledì e sabato. Anche qualche piccolo colpo di fortuna o entrata di denaro potrebbe rendere piacevole la mattinata. In serata brividi ed emozioni non mancheranno a tutti gli altri. Qualche piccola difficoltà economica per i nati di domenica. Piccola rivincita in vista, se qualcuno tra amici, parenti o colleghi fin qui vi si è dimostrato ostile, bene, oggi sarà costretto ad ammettere di essersi sbagliato sul vostro conto. Se pensate troppo a cosa farebbero gli altri nella stessa situazione rischiate di bloccarvi, concentratevi invece su quale sia la cosa giusta da fare in questo momento. Dovete imparare ad avere opinioni vostre sulle cose e non affidarvi al sentito dire. Una persona sta cercando di entrare nella vostra vita a piccoli passi, ma voi non gli rendete tanto semplice l'accesso, anche perché non siete molto in grado di gestire i sentimenti in questo periodo. Non preoccupatevi se dovrete appianare alcuni contrasti in amore, si tratterà di nubi passeggere. Lettura dei transiti odierni tutto sommato positiva. Mercurio resta ancora in pesci e vi allieta la vita familiare. Sono possibili arrivi di parenti che vengono da paesi vicini a farvi visita, persone che rivedete sempre con molto piacere e che invitate, con la vostra amabile convivialità, in casa vostra. Cambiate direzione per avere un migliore equilibrio negli affari finanziari. La vostra visione è più chiara. Sentite di avere le risorse necessarie per procedere nei vostri piani. Che devono essere comunque alleggeriti. Moltiplicate le vostre possibilità in questa giornata, cercando di mettere a confronto qualche ulteriore progetto, con quelli che avete portato avanti fino ad ora. Se incontrerete delle idee, applicatele. Fortunatamente avrete anche molte questioni interessanti da affrontare, che vi daranno ancora di più la carica per andare avanti e per sviluppare sempre nuovi interventi, che vi porteranno al successo. Luna acquatica, proprio come vuole la giornata mondiale dell'acqua, peccato sia opposta al vostro segno e per giunta in quadratura a Saturno, particolarmente austero e pretenzioso allo zenith. A darvi man forte contro le ubbie del capo. Colleghi e amici, impersonati da Mercurio, Giove e Nettuno, tutti e tre strettamente abbracciati in pesci,
segno d'acqua buon amico del vostro e in sfacciata sintonia anche con la bianca signora. Amore ed Eros. Gli isterici della situazione siete voi, il partner tenta di tenervi a bada ma tra crisi di gelosia e reazioni mordaci in coppia la crisi si acuisce. La dolcezza della natura primaverile dovrebbe aiutare a placare temporaneamente le intime tensioni. Su cuori così infiammabili, però, è la vittoria di Pirro, se la coppia non risolve domani o già stasera stessa continuerà a beccarsi ancora più ferocemente di prima. Cari Toro, in amore prestate attenzione perché la luna è opposta, meglio aspettare un po'. Ancora un po'. Per quanto riguarda il lavoro, chi è alla ricerca di un'indipendenza deve fare i conti con il passato. Ora. Inizierete a provare un'irrefrenabile voglia di variare partner. Attenzione, ovviamente, se siete in coppia a non far scoprire il doppio gioco e a prendere presto la decisione finale. Ascoltate il cuore e scegliete. Giornata abbastanza soddisfacente più da un punto di vista passionale che sentimentale, più per i rappresentanti del sesso cosiddetto forte che non per il gentil sesso. Vi accompagna infatti un bel Plutone, simbolo del grande principio maschile, nelle vostre imprese sentimentali ed erotiche, specie se siete nati dal giorno 14 al 17 del mese di maggio. Le donne possono però conquistare uomini attraenti in una maniera molto facile e, quasi loro stesse, rimarranno stupefatte da questa loro impresa. Giove nel segno amico dei pesci sarà il loro padrino celeste. Lavoro e denaro? Lavoro da concludere in fretta e furia senza badare alla qualità dei risultati, siete oberati e per giunta emotivamente strangolati da una sensazione di ineluttabilità. Il capo vi guarda storto, ma per fortuna i colleghi vi sostengono, quanto al socio ve ne dite di tutti i colori, salvo poi trovarvi invariabilmente d'accordo. Ma che stress! Siete un vulcano di creatività, ma oggi vi scontrerete con persone che vi chiederanno, costantemente, di essere pragmatici e mantenere i piedi per terra. Non è un cattivo consiglio. Vi sorprenderà scoprire che, a volte, essere realisti ci aiuta a concretizzare le idee nel modo più efficace. Concluderete il normale compito che svolgete in ufficio lasciandovi lo spazio da dedicare anche all'attività della settimana prossima avventura. Uno straordinario Mercurio, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 17 al 20 del mese di maggio, vi consente una programmazione lenta, precisa, metodica, che vi farà faticare molto di meno e guadagnare di più. Benessere. Ormoni sottosopra e stati infiammatori, anche su questo fronte l'aiuto viene dalla natura, soia nel primo caso, tiglio e camomilla nel secondo e per uso esterno l'impareggiabile argilla, a patto di prepararla con acqua minerale naturale evitando recipienti e cucchiai di metallo. Senza farvi prendere dall'ipocondria, reagite in maniera saggia, come fate di solito. Darete al vostro medico le indicazioni per fargli capire l'origine del disturbo che vi preoccupa, risolverete in poco tempo. Per lei, non siete Madame Bovary, ma nemmeno Biancaneve, in amore avete un passato di cui far tesoro e un futuro ancora da inventare. Per lui, per anni è stata solo la ragazza della porta accanto, alla quale chiedere in prestito zucchero o caffè quando finite la scorta, ma all'improvviso la vedete come una sirena irresistibile, che vi chiama cantando sul pianerottolo mentre l'ascensore sta salendo. Colore delle emozioni, verde acqua. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 5, finanze, 6, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.